Allora, Giacomo Ferrara per tutti, l'indimenticabile Spadino. Oggi torni nel tuo Abruzzo per lanciare una film commission che potrebbe veramente aprire le porte a tanti giovani talenti per lavorare a casa loro e non essere costretti magari a trovare fortuna altrove, come ti è capitato anche a te, che hai raggiunto la popolarità con un'altra serie girata a Roma. Sì. Beh, di talenti mi sento di dire che ce ne sono davvero tanti già abruzzesi. Miei colleghi ancora non troppo conosciuti, ma altri che invece stanno raggiungendo degli obiettivi veramente importanti. Mi viene da citare Andrea Arcangeli, mi viene da citare Sara Seraiocco, Ludovica Guidone. Oggi in sala c'era anche un bravissimo attore emergente, Andrea Forto. Cioè, ci sono tanti abruzzesi artisti che hanno voglia di esprimere la loro creatività. E adesso con questa film commission finalmente forse possiamo fare anche qui nella nostra regione. Abbiamo visto che è stato un anno molto fortunato per te cinematograficamente parlando, un grande successo con Antonio Albanese. Ecco, cosa ci vuoi raccontare di quest'anno che è passato e dove stai andando? Ecco, dove ti vediamo prossimamente? Guarda, sì, è stato veramente un anno meraviglioso, ma anche più di uno, perché ringraziando Dio non ho mai smesso in questi ultimi 2 anni e mezzo di lavorare. Ho un film e una serie in uscita prossimamente, altri progetti da girare già nel 2024. Non si può dire niente, non si può dire nulla. Però sì, c'è stato anche il film con Riccardo, che tra l'altro, se vogliamo citare il cinema in Abruzzo, è il primo set cinematografico nel quale io ho avuto il piacere e l'onore di approcciarmi, perché hanno girato delle scene vicino al mio hotel sulla Maiella. È stata La guerra degli Antò di Riccardo, la sua opera seconda, e per la prima volta ho visto dei camion in un set cinematografico qui in Abruzzo. Spero che sia una consuetudine per tutti gli abruzzesi adesso vedere dei set cinematografici qui. Senti, tu hai vissuto sulla tua pelle il fatto che un servizio internazionale come Netflix possa effettivamente dare una svolta alla vita artistica di una persona. Credi che una film commission come questa, credi che la valorizzazione del territorio possa spingere Netflix magari o altri colossi a venire qua per rilanciare un territorio, rilanciare dei talenti? Sai, l'importante secondo me, come è stato detto anche, sono le storie. Le storie danno una storia, se è importante, se ha bisogno di essere raccontata, si può farlo ovunque e perché no, si può farlo anche qui in Abruzzo assolutamente, raccontando anche scenograficamente dei posti diversi dall'Abruzzo, ma invece ci sono, come è stato detto, l'Abruzzo è una terra che offre veramente una miriade di cose, dalla montagna al mare, le colline, alle campagne, quindi c'è sicuramente tanto da mostrare e da girare qui. Ma c'è un ruolo che ti piacerebbe fare in particolare, che aspetti? Ma io spero di raccontare un personaggio abruzzese, fare qualche biografia assolutamente. E qual è questo personaggio? Ma sai, non ti posso dire, ci sono tantissimi autori, e protagonisti, artisti che sono stati già anche interpretati. C'è lo stesso Ennio Flaiano, che secondo me se ne parla sempre troppo poco di lui, che è un grandissimo, il cinema gli deve tanto. Non è che non se ne parli, ovviamente, perché è un mostro sacro, però si dovrebbe andare ancora più con attenzione a studiarlo e a raccontarlo. Allora, bisognerà aspettare per capire dove ti vediamo nella serie. No, sì, assolutamente. Quello almeno esce quest'anno o l'anno prossimo? Non ti so dire nulla. Perfetto, grazie. Mi dispiace.